Dalla Puglia al Piemonte, la stagione dell'orienteering entra nel vivo e dopo aver attraversato tutto lo stivale in programma in provincia di Cuneo, un fine settimana di livello nazionale tra Vinadio ed Entracque, dove tornano di scena i big dello sport nei boschi, al via 650 concorrenti distribuiti nelle varie categorie che si daranno battaglia alla ricerca del risultato di prestigio nella sprint di Coppa Italia e nella middle che assegna il tricolore. Ben trovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e come sempre da Pietro Ilarietti qui al mio fianco quando si parla di orientamento. Allora Pietro, ben trovato. Sì, grazie, ben trovati a tutti gli appassionati di orienteering. Oggi ci spostiamo quasi al confine con la Francia, anzi senza il quasi, siamo nel cuneese, bellissimo Forte di Vinadio, e il giorno seguente saremo a Entracque, quindi come vedete un paesaggio bellissimo, questo forte che è una vera chicca, ma poi ci sarà chi ce lo spiegherà nel dettaglio. Vinadio ed Entracque, allora, per queste due gare, la sprint è il primo campionato italiano della stagione. Non si scherza più, Pietro, si entra già nel vivo veramente delle gare. Beh sì, soprattutto per i giovani saranno gare di selezione per entrare in nazionale. Ci sono presenti i CT Stefano Raus e poi Emiliano Corona, quindi gare molto diciamo impegnative, ma ascoltiamo subito la voce dei protagonisti. Il benvenuto a cura del sindaco di Vinadio. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti in questo paese di montagna che ha la caratteristica di avere, come vedrete, un forte meraviglioso da percorrere per fare le gare, eccetera. L'ambiente è magnifico, è stupendo e quindi buona gara. Allora, chi ci può spiegare bene questo posto è Raffaella De Giovanni. Il Forte di Vinadio è un gigante di pietra da percorrere interamente con spirito avventuriero. Ci troviamo in uno dei suoi spazi all'aperto. Bisogna sapere che intanto questa fortificazione ha una lunghezza in linea d'aria di 1200 metri. Perché nasce questo forte? Nasce per volere di re Carlo Alberto. E pensate che il Forte di Vinadio è considerata l'ultima fortezza costruita dal Regno Sardo per difendere la Vallestura, comunque gli attacchi verso Cuneo, verso il Piemonte, da quelli che erano i potenziali nemici francesi. Oggi il forte, quello che si cerca assolutamente di esprimere e di volere e renderlo un luogo assolutamente di inclusione, visto che lo è stato per moltissimi anni luogo di separazione. Il Comune di Vinadio insieme alla Fondazione Artea si adoperano proprio per la valorizzazione di questi spazi. La Sprint di Vinadio, che si svolge in una location unica, ce la presenta Michele Caraglio. Sì, la location è eccezionale, l'abitato di Vinadio e la gara si svolgerà in un territorio diviso in tre parti completamente differenti l'una dall'altra. Una prima parte nel centro del paese, una seconda parte al forte. La difficoltà principale è legata al fatto che ci sono diversi multilivelli, cioè zone a piani diversi e scalette che portano da un piano all'altro. I concorrenti dovranno capire quale scaletta prendere per trovarsi al livello giusto. Gara multilivello, allora, come abbiamo sentito anche dal tracciatore, al via, lo ricordiamo, in 650 per partecipare a queste due prove. Sono giunti anche atleti dalla vicina Francia, una sessantina, dalla Svizzera, dal Belgio, ma anche da altre nazioni. Pietro, qui intanto la partenza della sprint. Sì, qua è la partenza, oggi tocca agli uomini veloci, purtroppo abbiamo l'assenza di alcuni big che sono impegnati, sono già partiti per la Norvegia, dove poi si tengono le prove di Coppa del Mondo, in particolare uno dei grandi favoriti, Riccardo Scaletta, assente anche Mattia De Bertolis, così come Sebastian Hinderst. Diciamo che in questo caso, per motivi sia logistici, visto che alcuni azzurri abitano proprio in Scandinavia per motivi di studio e lavoro, e altri invece come Scaletta che sono già partiti perché stanno testandosi su questi terreni. Invece c'è qui Damiano Bettega e Jessica Lucchetta che si aggregheranno alla nazionale con Anna Pradel proprio subito dopo questa corsa. Allora, mancano alcuni protagonisti, come ricordava il nostro Pietro. Qui intanto Giacomo Zagonel, Polisportiva Masi, pronto a affrontare la sua sprint, così come la sorella Viola Zagonel.
quindi niente Scaletta, niente Sebastian Inder, sono già a Östfold, però il pronostico a questo punto, se si può dire, è quasi più aperto, no? Sì, sì, diciamo di sì, perché mancando il grandissimo favorito la lotta si apre, e direi che quando parliamo di sprint però Francesco Mariani è uno da tenere sempre in grandissima considerazione. Con lui poi c'è magari anche il ritorno di Giacomo Zagonel dopo un periodo difficile, ha patito per 2 anni per un infortunio al tendine, e poi c'è questo ragazzo di Lugano che è Manuele Ren, che ha però chiare origini italiane, ha i nonni che vivono in Trentino, quindi parla benissimo la nostra lingua, così come i fratelli Pezzati. Oggi è presente anche Elena Pezzati, qui Manuel Negrello che ritorna anche lui, è ora un allenatore dell'US Primiero, e qui siamo nella prima parte, nella parte alta di questo forte, quindi il primo dei famosi 3 livelli di cui ci parlava il tracciatore Michele Caraglio, e questo è il CT Stefano Raus che è impegnato a districarsi. Poi qui ecco si scende, c'è una seconda parte, tieni presente che ci sono ben 10 km di cunicoli qua dentro, quindi una struttura complessissima e decisamente affascinante. Da evidenziare per queste due prove Coppa Italia Tricolore il grande lavoro portato avanti da parte del Ori Cuneo in una regione, il Piemonte, che Pietro forse non è proprio ancora abituata ai grandi eventi di orienteering, ma che si sta attrezzando per poter ospitare anche in futuro altre gare. Beh, direi che hai veramente ragione, perché se tu pensi a quante telecronache abbiamo fatto in questi anni e quante volte siamo stati in Piemonte, poche, e in questo caso dobbiamo citarli. Qui a trainare l'Ori Cuneo ci sono Andrea Roberto, Andrea Bruno e Walter Pallaver, che è un originario però della Valle di Primiero, quindi si vede che è uno di quelli che ha piantato un seme che poi ha dato dei frutti. E meno male che va bene così. Dunque, per gli organizzatori è tantissimo lavoro, perché si parte un po' da zero. Ma intanto l'ospite della puntata andiamo a scoprire. E che ospite? Super personaggio oggi qui a Vinadio, campionessa olimpica e mondiale Stefania Belmondo. Buongiorno a tutti, è un onore per me essere qui oggi a Vinadio, nel Forte Albertino, questa nostra chicca, perché comunque per noi è molto bello, riusciamo a fare tante manifestazioni all'interno di questo forte. Il territorio devo dire che lo conosco molto bene, perché mi sono allenata per tantissimi anni, percorrevo tutte le montagne, tutte le strade qui attorno. È un territorio veramente, come dire, molto vario e permette di fare tantissimi sport. È molto bello correre qui, anche vabbè, per chi fa orienteering io credo che sia fantastico, perché c'è la possibilità di mettere e di cercare dei punti in posti veramente particolari. È ospite davvero di prestigio questa volta, una graditissima sorpresa, dunque saluto della campionessa olimpica e mondiale di sci di fondo Stefania Belmondo, che qui ha cominciato a gareggiare quando era piccolissima, 3 anni, sulle piste della Valle di Stura, ha vinto 10 medaglie olimpiche, meglio di lei ha fatto solo la norvegese Marit Bjørgen, con qualche medagliuzza in più, ma 10 medaglie olimpiche e 13 ridate sono davvero tanta roba, come si dice in questi casi. Eh sì, tanta roba, e tanta roba è anche la corsa di Caterina Dallera, che sta facendo segnare il primo intertempo. Lei è velocissima, viene da Milano, è una studentessa del Politecnico e sta veramente correndo fortissimo e se la sta giocando con Viola Zagonel, che vediamo qui in una fase più lenta. Qua siamo nella parte più alta, mentre Irene Pozzebon non è di certo forse nel periodo migliore della sua carriera. Chi va velocissimo però è anche Samuele Tait. Ma Samuele Tait va sempre velocissimo e ancora più veloce quando vede il traguardo con lo sprint finale, che è sempre una sua caratteristica. Davvero bella questa gara però, Pietro, particolare, con questi concorrenti che si sfidano su questa mappa multilivello, no? Che registra una serie di difficoltà legate proprio alla conformazione, no? Di questa fortezza, che è una
gara che solo qui si può fare, ovviamente. Ma ti devo dire che probabilmente Vinadio ci ha sorpreso un po' tutti, perché forse non è una località così conosciuta, e trovare un forte così grande, così ben conservato, vi devo dire che ci siamo un po' innamorati tutti. Ecco, guardate qua quanta varietà, quante possibilità di scelta, quanti trabocchetti per questi concorrenti. Infatti, per quello che è molto bella, ci sono queste scale, questi locali nascosti, alternati, tratti aperti, tratti chiusi, è davvero interessante, no? Sì, molto interessante. Affrontare. Di fatto oggi... Qui vediamo proprio anche le scale, no? Sì, sì, sì. Il forte è diventato... io sono stato lì e a un certo punto all'ingresso del forte trovi anche un'applicazione che ti puoi scaricare e di fatto ti puoi fare una specie di orienteering culturale, nel senso che il territorio ha predisposto questo strumento di divertimento, perché ci sono anche molte gite scolastiche in questo posto, e l'ho trovato una specie di orienteering inconsapevole, nel senso che tu scarichi e poi ti giri all'interno della struttura. Qui uno dei favoriti, allora, Giacomo Zagonel, Polisportiva Amasi, che, come ricordava il nostro Pietro, dopo due anni di problemi legati all'infortunio torna per questa stagione cercando di riproporsi ai grandi livelli che aveva già raggiunto anche in passato. Intanto, dopo la salita iniziale che mette a dura prova i concorrenti, c'è questo susseguirsi di situazioni molto veloci che chiedono molto molto impegno a ragazze e ragazzi che hanno preso parte a questa gara, e c'è questo terreno di gara del tutto particolare, come abbiamo già avuto modo di ricordare. E allora andremo a vedere chi si aggiudicherà questa straordinaria sprint, seconda della stagione. Sì, gara che poi ha messo a dura prova anche i nostri cameraman in movimento, che sono Francesco Barsotti, Samuele Curzio e Maurizio Todeschini. Loro hanno corso quanto gli atleti, ognuno di loro mi ha detto che ha fatto 8-9 km per questa giornata, quindi complimenti e grazie, perché ci permettono di vedere queste bellissime immagini. Credo che seguire Viola Zagonello, Francesco Mariani non sia così semplice. Ci posizioniamo nella zona dell'arrivo, stanno già per arrivare i migliori, qua la trentina Deborah Dal Follo, ma ecco, questo è il fratello Alessio Dal Follo, invece vengono entrambi dall'Altopiano Cimbro. Altopiano Cimbro, che ospiterà gare importanti in questa stagione. Qui arriva anche il CT Stefano Raus, che ha voluto provare anche lui il tracciato. Va bene così, si è gareggiato in una giornata da clima mite, col sole che ha fatto capolino solo a tratti per accompagnare i concorrenti. Lo ricordiamo, a curare l'organizzazione Lori Cuneo, guidata da Andrea Roberto, Walter Pallavere, Andrea Bruno, che come ricordava il nostro Pietro, Ilarietti, hanno davvero lavorato tantissimo per organizzare questa gara, e direi ci sono riusciti nel migliore dei modi. È una scoperta questa fortezza, ma anche una scoperta del Piemonte, che sicuramente in futuro riuscirà ad organizzare altri importanti appuntamenti, allargando quello che è l'orizzonte dell'orienteering italiano e azzurro. È così, mentre è arrivata Caterina Dallera poco fa in prima posizione, Viola Zagonel sta cercando di contenderle il primato, non ci riesce per pochi secondi, solo due secondi, è stremata, e aspettiamo l'arrivo di Francesco Mariani. Lui in questo momento ha accreditato del miglior intertempo, quindi sta andando bene, mentre segnaliamo magari anche le categorie giovanili, dove abbiamo visto i vari Pari De Gaio, Sebastiano Lambertini, Giulia Vedana e Sonia Rampado andare molto bene, con loro anche Rachele Gaio, Giulia Fignone, insomma, e poi in questo caso la presenza anche di tanti atleti francesi. Ma questa è la classifica di sì, oggi. Alla fine si impone Francesco Mariani davanti a Samuele Tait, poi Mattia Scopel in terza posizione, e Caterina Dallera per due secondi solo su Viola Zagonele, e poi Elena Pezzati. Qui gli applausi del pubblico presente, degli atleti, anche dei giovanissimi atleti presenti per i podi. Qui vediamo proprio un sorridente Francesco Mariani, che ha chiuso in 16 netti Polisportiva Amasi, Polisportiva Punto Nord invece al femminile, con Caterina Dallera che si è imposta. Ma sentiamo ovviamente le interviste sul traguardo, la voce dei protagonisti. Era una delle favorite, Caterina Dallera ha vinto qui a Vinadio. Sì, è stato molto bello. In realtà ho commesso un errore, perché ero molto affaticata a causa della salita alle scale, e poi dopo in discesa ho cercato di spingere al massimo, sono andata giù fortissimo e sono riuscita a riguadagnare secondi per fortuna,
però molto divertente. Viene da Perugia Francesco Mariani, non era facile vincere da favorito? No, poi in un terreno del genere comunque è stata una sprint con molte insidie, quindi sono contento di aver vinto qui a Vinadio. Fisica e tecnica abbinate assieme? Sì, il giusto connubio per il giusto divertimento, direi. Oggi mi sono divertito. Questo era Francesco Mariani che si è imposto nella sprint al maschile davanti a Samuele Taite e Mattia Scopelle, e poi al femminile abbiamo sentito prima Caterina Dallera che ha vinto Polisportiva.nord davanti a Viola Zagonel e a Elena Pezzati, poi Jessica Lucchetta, Narita Scalzotto. Per quanto riguarda la classifica della sprint femminile, ci lasciamo alle spalle la prima giornata di gare con la chiusura appunto di questa gara veloce e poi ci concentriamo sul secondo giorno, sulla gara middle valida per la conquista del titolo tricolore, il primo titolo messo in palio da questa lunga stagione dell'orientamento italiano. Pietro. Sì, hai detto bene, ma ascoltiamo prima la voce del territorio. Francesco Giraudo è un amministratore del territorio che ci guida alla scoperta appunto di Esterate ed Entracque. Buongiorno a tutti, ciao, benvenuti ad Entracque in provincia di Cuneo. Ci troviamo nella splendida Valle Gesso, territorio protetto dal Parco Naturale delle Alpi Marittime ormai da 40 anni e offre la possibilità di diverse attività outdoor, dalle passeggiate, escursioni a piedi, mountain bike, a cavallo, l'arrampicata, lo sci alpinismo, lo sci nordico, lo sci di discesa, insomma veramente una valle molto molto ricca da apprezzare non solo nella stagione primaverile ma tutto l'anno. Gara middle, Andrea Bruno, pare che questo sia un terreno molto molto complesso, perché? Ma sì, sara una gara molto tecnica. L'area di gara in tempi storici era probabilmente utilizzata per scopi agricoli, quindi ci sono un sacco di oggetti fatti dall'uomo come terrazzamenti, muretti in pietra, colline, cucuzzoli, e quindi la navigazione sarà veramente complessa. Il bosco è molto denso e quindi c'è pochissima visibilità e gli atleti dovranno essere super precisi per trovare i punti di controllo. E questo era il tracciatore Andrea Bruno. Allora, bosco molto complesso da affrontare perché molto molto fitto, e allora andremo a vedere, insomma, si passa dalla gara veloce alla prova in bosco a rifugio Esterate nel Parco delle Alpi Marittime, gare in foresta dunque, che sono come dicevamo completamente diverse. Qui è uno strano personaggio che si aggira vestito da papa o quantomeno da cardinale, più da papa che da cardinale, e questa tra gli alberi nel cuneese è una prova che va impostata inizialmente in maniera cauta, direi, ma che richiede molta più intensità per ovvi motivi nella seconda parte, dove gli atleti e le atlete dovranno fare i conti col dislivello. Caterina Dallera è pronta. È la vincitrice di ieri, quindi morale sicuramente alto, e oggi scopriamo questo territorio che, ti devo dire, da un punto così a prima vista, mentre parte Viola Zagonello, un altro nome per oggi, un territorio che si presenta molto bello, tanta natura, poche costruzioni, quindi ti devo dire che lo abbiamo particolarmente apprezzato. Qui Christine Kirkleckner, che teoricamente sarebbe una favorita, ma ci confida poco prima della partenza di essere malata, non sta bene. Lei che è medico probabilmente sa riconoscere i sintomi. Ma qua Martina Rizzi, un'azzurra, anche lei viene da un periodo non fortunato, e una favorita per oggi, Elena Pezzati dal Canton Ticino, che però corre per Fonzaso. Roberto Dalla Valle, Grand Light Orienteering Team, torniamo in Trentino con questo atleta, poi Mattia Scopella ancora a Fonzaso, così come la Elena Pezzati e questo Samuele Tait, ancora Grand Light Orienteering Team. Siamo nel Parco delle Alpi Marittime, un'area protetta, è l'area più protetta più grande del Piemonte, un tempo era una riserva di caccia dei re di Casa Savoia, oggi invece un angolo, come ci ricordava il nostro Pietro Ilarietti, incantato di montagna, sì, con innumerevoli laghi alpini, un tesoro di biodiversità sia animale che vegetale. E questa è la bellezza anche dell'orienteering. Giacomo Zagonelli intanto pronto, ha guardato la carta da affrontare quest'oggi, e dicevamo, questa è anche la bellezza dell'orienteering, che è davvero uno sport green, molto green. Sì, perché come vediamo adesso andiamo proprio a immergerci dentro il bosco, cioè come abbiamo anche ricordato in passato l'orienteering è uno sport che non impatta il territorio. Oggi avremo 700 persone che corrono in questi boschi, e su questi boschi non rimarrà
una traccia, non rimarrà un impatto negativo del loro passaggio. E questo è davvero molto bello per questo sport, al passo coi tempi a questo punto, direi, no? Assolutamente, direi precursore dei tempi, perché il futuro è green, mentre qui Damiano Bettega è un azzurro, oggi sicuramente andrà bene. Francesco Mariani impegnato in questa zona, poi con questo fogliame, questi rami bassi. Ecco, Manuele Ren invece è uno dei grandi favoriti, viene dalla Svizzera che è una delle patrie dell'orienteering, quindi dobbiamo sicuramente seguirlo in modo particolare. Assolutamente, la prova che state seguendo in questo momento, gentili telespettatori di Rai Sport, va in scena su questo terreno, lo vedete, tecnico, ricco di depressioni, muretti, in un'area che alcuni decenni fa era coltivata ed oggi ha visto la natura tornare a dipossessarsene, un tracciato arcigno, se così possiamo dire, con una vegetazione che può ostacolare la prova dei concorrenti. Il tracciatore lo ha detto fin dal principio, il tracciatore Andrea Bruno ha ricordato proprio, no, questa difficoltà di questo bosco, molto di questa vegetazione molto fitta, e quindi i concorrenti qui, Caterina Dallera, dovranno tenerne conto e confrontarci. Sì, sì, probabilmente questa è una, come hai detto tu, era un'area coltivata, poi questo territorio ha subito un pochino lo spopolamento, per quello che poi la natura è ritornata, mentre queste sono le tracce GPS, possiamo seguire con attenzione il percorso degli atleti. Maddalena De Biasi, una concorrente che sta dando tutta se stessa, è una giovane emergente, arriverà al traguardo addirittura con gli occhiali in frantumi, quindi una difficoltà extra oggi per lei. Come la capisco, visto che sono un occhialuto, e capisco perfettamente le sue difficoltà. Qui siamo nel vivo della gara Middle nel Parco delle Alpi Marittime. Ricordiamo che a contribuire alla buona riuscita dell'evento di orienteering in Piemonte, oltre a Lori Cuneo, all'esordio organizzativo, come abbiamo già ricordato, a livello nazionale, c'è stata anche la Protezione Civile, gli alpini e qualche decina di volontari. Prossimo traguardo qui in Piemonte, un nuovo grande appuntamento nel 2025 o 26, dicevano, no, gli sì, organizzatori. Le idee non mancano, le però. Le idee non mancano, però ti devo dire che questo gruppo organizzativo ha dimostrato un genuino entusiasmo e abbinato a una voglia di fare che si è trasformata nell'organizzazione di questo evento, e devo dire anche a una professionalità crescente, perché non c'è stata una sbavatura, quindi complimenti a Lori Cuneo che ha lavorato benissimo, e ben vengano nuovi appuntamenti in Piemonte. Nicole Scalette, Unione Sportiva Primiero, che sta affrontando qui la sua gara. Martina Rizzi, Orienteering Pergine, anche lei molto determinata, ragazza della Nazionale Azzurra, che sta correndo verso questa vegetazione di cui abbiamo già detto che affronterà tutti i suoi problemi prossimi e futuri. Viola Zagonel, polisportiva Masi, anche lei alle prese con la carta, quindi situazioni nuove, no? Anche per tutti gli atleti, visto che qui non è che si è gareggiato tanto in passato. No, non si è gareggiato molto in passato. Questo è un altro tratto, è un bosco ancora diverso, quasi inciampa Nicole Scaletta. Devo sottolineare così una curiosità: abbiamo visto Martina Rizzi, è una ragazza dal passaporto italiano ma anche dal passaporto svizzero, quindi ha una doppia cittadinanza, ha scelto di gareggiare per la nazionale italiana perché evidentemente la concorrenza è meno agguerrita. E una curiosità, nelle categorie giovanili ha disputato per tanti anni gare con Elena Pezzati, erano compagne nella selezione ticinese. Elena Pezzati che sta arrivando adesso, abbiamo in gara, come abbiamo detto, Manuel Ren, che è un atleta di altissimo livello, pensa te che il suo sogno è entrare nella rappresentativa B della Svizzera, quindi pensa quanto è alto il livello in terra elvetica. Eh sì, sicuramente la Svizzera una delle protagoniste per quanto riguarda l'orienteering a livello internazionale, così come sono tutti i paesi scandinavi, ovviamente a partire da Svezia e Norvegia. Norvegia che ospita il primo round di Coppa del Mondo, dove si sono confrontati 261 atleti da 31 paesi diversi. Ricordiamo che lo scorso anno fu la Svezia a vincere la Coppa del Mondo
mondo a squadre, mentre nell'individuale i successi li ricordiamo di Tove Alexanderson e Casper Fosser per quanto riguarda dunque il top per quanto riguarda la Coppa del Mondo di questa disciplina. Qui Deborah Dal Follo, Groenlight Orienteering Team, anche lei che affronta la sua gara. Poi Luca Libardoni da Pergine. Visto che abbiamo parlato di Coppa del Mondo e di eventi internazionali, permettimi di citare e uscire un attimino dalla disciplina, ma andare sulla mountain bike orienteering. Complimenti a Iris Pecorari, il nostro azzurra, che ha vinto il titolo europeo di mountain bike orienteering. Molto bene anche Matteo Traversi Montani, che ha ottenuto invece una medaglia di bronzo sempre in Portogallo per la mountain bike orienteering, e un quinto posto brillante per Fabiano Bettega. Quindi l'Italia dell'orientamento che si fa onore nella corsa, nella mountain bike, abbiamo visto anche nel trail orientamento. Qui Giacomo Zagonel, che superati i suoi problemi fisici, corre veloce verso un posto in questo momento sicuramente a podio. Vedremo se ce la farà a vincere l'oro. Anna Rita Scalzotto, allora qui in quadrata, Francesco Mariani a tuta polisportiva Masi. Sì, abbiamo visto Giacomo Zagonello, abbiamo ricordato, grosso infortunio al tendine di Achille, risolto solo nel 2022, che però gli ha complicato le ultime due stagioni, sta tornando ad un certo livello. Qui ancora strani personaggi con vestiti storici, anche questo fa parte di questa gara piemontese, Pietro. Sì, il Piemonte ha regalato tanti spunti. Jessica Locchetta è una delle prime ad arrivare sul traguardo. Per lei un buon tempo potrebbe essere sul podio, fa meglio di lei Viola Zagonel, e però la migliore di tutte in assoluto oggi è la svizzera Elena Pezzati. Elena Pezzati era attesa ovviamente fin dalla vigilia, la vediamo qui inquadrata, chiude con il primo tempo. Ora si tratta di capire chi si posizionerà alle spalle di Pezzati. Qui intanto Nicole Scalette, che però non ha uno dei migliori tempi di giornata e quindi non andrà ad impensierire le varie Lucchetta e Zagonel che sono già arrivate, poi Irene Pozzebon, anche lei polisportiva pesanese, in questo momento all'arrivo di questa prova, di questo campionato italiano middle. Martina Rizzi, attenzione invece, perché ha un ottimo tempo, la vediamo ora sul traguardo, la ragazza dell'Orienteering Pergine va seconda alle spalle proprio di Elena Pezzati. Però grande prova, qui si confrontano le due, tanta stanchezza per Martina Rizzi, ma un ottimo secondo posto, qualche lacrima di fatica anche per lei. Roberto Dalla Valle, qui siamo alla gara al maschile, è arrivato veloce, qui arriva Christine Kirchlechner, che come ricordava Pietro aveva qualche problemino, ha chiuso la gara ma non nelle primissime posizioni, e Damiano Bettega invece che sta arrivando e con un buon tempo Bettega al momento, sì, non male. Samuele Tait, ma mi permetto di inserirmi e di sottolineare che il secondo posto assoluto di Martina Rizzi vale però il titolo italiano, e lei la campionessa italiana middle del 2023. Arriva anche il vecchio leone Alessio Tenani, ci ha provato e ha strappato un posto sul podio italiano, perché nella classifica generale assoluta è quarto, ma chi fa meglio di tutti a livello assoluto è Giacomo Zagonel, e che ritorna così ad altissimo livello. Felicità veramente alle stelle per lui oggi. Grande Zagonel dunque, che va ad aggiudicarsi il titolo italiano di questa middle, il primo grande traguardo della stagione. Francesco Mariani arriva ora, però è più indietro rispetto ai vari Zagonel, Bettega, Tenani e Dalla Valle. E qui la classifica, allora Zagonel, polisportiva Masi, 32-32 campione italiano, poi Manuel Ren da Lugano che è fuori dai giochi, quindi Bettega secondo e Tenani terzo, Pezzati, Rizzi, De Biasi, Lucchetta, e quindi con la Rizzi, Martina Rizzi, che va a vincere ovviamente il titolo italiano, essendo Elena Pezzati in gara sì per Fonzaso, ma a tutti gli effetti elvetica, quindi gareggiava per il titolo tricolore, che va a Martina Rizzi davanti a Maddalena De Biasi e Jessica Lucchetta. È così, e qua ecco il podio tricolore con
Rizzi e Zagonel, e ascoltiamo però tutta la gioia dei nostri protagonisti. Pensate, quando vieni in Italia è sempre per vincere. Ci provo. No, era un bel bosco, ho fatto abbastanza una bella gara, costante dall'inizio alla fine, quindi sono molto contenta di come è andata. Sono i nuovi campioni italiani Middel, Martina Rizzi, Giacomo Zagonel, complimenti, un ritorno quasi inaspettato per entrambi. Sì, è stato un periodo, gli ultimi mesi, un po' di pausa, non mi sono allenata molto e quindi sono venuta qua per divertirmi. Sapevo di avere una buona base tecnica che mi avrebbe sicuramente aiutato a raggiungere un risultato che pensavo decente, che alla fine si è rivelato un titolo italiano. Giacomo, per te invece un ritorno dopo 2 anni difficili. Eh sì, per me è una grande soddisfazione e una grande sorpresa dopo queste stagioni passate un po' sofferte, un po' travagliate sottotono. Nell'orientamento fino alla fine non si può sapere come vanno le gambe, come va la tecnica e come vanno soprattutto gli avversari. Queste le interviste. Allora abbiamo visto i due campioni italiani, Giacomo Zagonel e Martina Rizzi, che in realtà è arrivata seconda alle spalle di Elena Pezzati, che però è elvetica, dunque non concorreva per il titolo tricolore. Bella quell'immagine di Elena Pezzati che va a consolare, va a abbracciare Martina Rizzi dopo il traguardo, stremata, ma si è ripresa, nell'intervista era molto sorridente. Sì, si è ripresa, bella quell'immagine, ma bella questo weekend di orienteering. A presto. Grazie, a risentirci, arrivederci. Ordina con Deliveroo.